Salve, dunque, ieri sono stata al mare, oggi invece è domenica a casa. Pensavo di fare tantissime cose, ma non ho fatto nulla se non una diretta su Instagram, se, insomma, si può dire di aver fatto delle cose. Però mi devo proprio incuare a fare i pancake assolutamente, perché non sopporto di fare colazione con altre cose. Ah, e questi sono i beach waves naturali che vengono al mare dopo che uno si è legato un affare di questo genere. Dunque, ho la sigaretta e queste sono le mie unghie. Queste sono le unghie che dico di portare, appunto, rotonde squadrate, e che odio le unghie a mandorla o a punta. Perché? Vi avevo anticipato una volta perché è un fatto personale. Io spero di essere serena a raccontarvi questa storia. Comunque, perché odio le unghie a punta? Perché sono si collegano a un tradimento di un amore veramente grande, un amore che mi aveva sconvolta, con il quale pensavo veramente di fare un passo, e questo succedeva in età adulta, molto adulta. Non ho mai pensato di fare un passo, quello di sposarmi con una persona, ma questa persona mi aveva portato a pensare, ma poi era una cosa voluta insieme, a questa cosa, cioè a fare questo grande passo. Succedeva che questa persona viveva a Shanghai, però a un certo punto era italiano, ovviamente, cinese no, viveva a Shanghai, e a un certo punto l'azienda lo trasferì in un'altra città che era all'epoca 3 ore da Shanghai. Succedeva che la maggior parte dei weekend veniva lui, perché questa città non è che offrisse granché, eccetera, eccetera. Lui viveva in un hotel. Questa città non era avanzata come Shanghai all'epoca, oggi sì, si può equiparare, però non così. Va bene, e ogni tanto andavo io a trovarlo. Niente, andavo a trovarlo il weekend. Delle volte andavo a trovare il sabato sera, invece di uscire, andare nel locale dove ascoltavo sempre la musica, era facile che chiamassi un taxi e andassi lì, perché all'epoca potevi contrattare con il taxi ad avere un prezzo agevolato. Credo che fu proprio in una di queste occasioni. Non dico tanto una visita sorpresa, ma insomma, oppure era andata proprio per il weekend, non so, era andata io per il weekend. Sì, era andata io per il weekend, un weekend lungo, perché volevo visitare un po' la città, c'erano delle cose. Sì, ecco, adesso lo ricordo bene. E niente, stavamo bene insieme, siamo usciti, cose varie. A un certo punto, credo la prima sera, era fatto la doccia, non so, vedo dei segni, ma così incisivi, dei segni, dei graffi così forti, rossi, sulla schiena. E faccio: scusami, che ti è successo? E lui mi fa: nulla, sono caduto, perché lui era una specie di ingegnere tecnico in un settore, vabbè, particolare, quindi era facile che stava a controllare in fabbrica, in produzione dei pezzi, per cui era possibile che era caduto. Però la cosa strana erano dei segni così, come se ci fosse stata una raspa da giardinaggio che avesse graffiato totalmente la schiena, da qua in giù. Provo a mettergli, dice: anzi, metti qualcosa, vedi se hai qualcosa così per lenire questo dolore, non questo dolore, questo fastidio, questo segno.
Vabbè, misi qualcosa, non mi ricordo che, forse Balsamo di Tigre, no? E la sera usciamo. Dunque, questa cosa si svolgeva nel pomeriggio tardi, insomma, la sera usciamo per andare a cena e per andare in un locale. Quindi andiamo a cena, tutto tranquillo, poi andiamo in un locale. Arriviamo in un locale dove si incontravano diversi amici, pochi italiani che vivevano in questa città. Diciamo che era abbastanza noiosa come città, perché poi alla fine io avevo pensato anche, in questi viaggi pensavo proprio anche di trasferirmi in questa città e cercare di lavorare direttamente da lì. Però mi prendeva un magone stretto qua, perché mi sembrava di tornare indietro ai primissimi tempi della vita a Shanghai. Quindi erano un po' delle prove che facevo. Insomma, scendiamo, in questo locale si scendeva, incontro gli amici, qualcuno me lo presenta, qualcuno lancia uno sguardo strano a lui, come io ci faccio poco caso, andiamo al bar. E c'erano ovviamente tante ragazze cinesi, perché donne italiane, ce n'era una sola che era la figlia della mia amica del cuore, insomma, che viveva anche lei lì, suo fidanzato, allora fidanzato, viveva lì. Per cui, meno male, c'era lei, insomma, un po' di scambio. A un certo punto faccio a lui, balliamo un po'. Perché in pista vedevo che c'erano ragazze che ballavano e disse: no, dai, se voglio ballare, balla tu, così. Ma lo vedevo molto, molto imbarazzato. Vado sulla pista e comincio a ballare. Ovviamente, essendo sempre un occidentale, era strano, insomma, strano, per cui c'avevo un po' gli occhi addosso, ma mi sentivo gli occhi addosso anche cioè, va bene, mi sentivo un po' gli occhi addosso, ma non per il fatto che fossi occidentale, come così un po' di panico. E a un certo punto, girandomi, non mi ricordo, era un pezzo che mi piaceva molto, per cui mi dividevo a ballare anche con altre ragazze cinesi, vedo una ragazza cinese con le unghie a punta, cioè ovale a mandorla a punta. Questa ragazza muoveva le mani, quindi le vedevo tranquillamente, ma mi guardava e levava gli occhi, mentre le altre mi guardavano, mi sorridevano. Lei sì, ballava, faceva finta di niente, però ogni tanto lanciavo lo sguardo così al bancone del bar e vedevo un po' una situazione, facevo che parlavano, eccetera, eccetera. E io però continuavo, l'ho presa assorta da questa ragazza così. Finisco di ballare, torno al bancone, finisco di bere il mio drink, tutto bene, altre due chiacchiere e torniamo a casa. Era in albergo. E in albergo c'era un piano bar lì sotto che aveva quasi chiuso, per cui lui passava a salutare la ragazza che lavorava al bar di questo hotel. La sera dopo, io da donna, c'è cioè, l'acume, eccetera, rimaniamo a cena a mangiare in hotel. Non ci andavo a riuscire, dico, ma fermiamoci al piano bar dell'hotel. E li trovo la ragazza con le unghie a punta, che era in notevole imbarazzo, lui faceva finta di niente, eccetera, eccetera. A un certo punto si mette a suonare quella canzone che ha fatto sognare tutti, da italiani a cinesi, che Nguyen Huai Nio Do Shen. Insomma, lo vidi incantato e a quel punto gli feci la domanda diretta: tu conosci quella ragazza? Lui negò. Dico, quella ragazza è quella che ti ha fatto i graffi lì. Lui continuava a negare, da perfetto, e cominciai ad avere una clear picture della situazione.
anche perché la ragazza al bar, che poi risultò essere anche lei una... Vabbè, lui negava di conoscerla, però vabbè. Ritorno a Shanghai e un giorno cominciamo a avere dei battibecchi, insomma. E a un certo punto lui aveva preso la macchina per venire a Shanghai ed era sul punto di partire, ma dico, guarda, se devi venire con questa cosa, per me puoi anche non venire a Shanghai. E chiuse il telefono. E chiuse il telefono e lui mi messaggiò, non so, sì, credo che mi mandò un messaggio. Io ormai ho deciso, vengo a Shanghai, non preoccuparti. A un certo punto io con spavalderia sapevo qual era la macchina che avrebbe preso, conoscevo l'autista perché gliel'avevo presentato io. Per cui a un certo punto il mattino dopo cerco quest'autista e gli dico: tu hai portato un tizio qua? Mi sa no. Ho detto: senti, tu l'hai portato a Shanghai, quindi mi devi dire dove ha alloggiato. E no, allora facciamo un giro degli hotel, quelli che conoscevo, che lui avrebbe potuto frequentare. Facciamo un giro, niente, non ne viene fuori parola, però in un hotel io entro, chiedo perché a un certo punto all'inizio lui alloggiava in quell'hotel, chiedo e con estremo imbarazzo mi dicono: ma no, no, cioè qualcuno fa l'altro, avete visto il signor Tizio Caio qua sceso? No, non ci risulta registrato, ma è successo qualcosa? Dico: no, 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 fa niente. Lì capii che lui alloggiava lì. Ma il brutto fu che io la sera faccio finta di nulla e vado nel locale dove andavamo sempre, dove andavo anch'io da sola. Mi metto, non nascosta, ma comunque seduta su uno degli sgabelli, così ad ascoltare la band, a ballare ogni tanto. E a un certo punto vedo un po' un imbarazzo della band, mi giro a guardare l'ingresso ed entrava lui con questa ragazza. Io rimasi lì ferma, tranquilla, non impietrita, ma con la conferma di sapere esattamente cosa era successo. Ovviamente loro si accomodarono, non mi vide, non mi vide e feci modo di uscire in qualche maniera. Credo che andai da dietro, dalla toilette, di uscire in qualche maniera e andarmene. Ovviamente ero nera, nera, ma c'era l'evidenza della cosa. E quindi la mattina dopo lui mi chiamò, era un lunedì, probabilmente si era fermato, mi chiese se ci vedevamo a colazione per parlare, cose del genere. Disse: non c'è problema, ma ovviamente sapeva, qualcuno gli aveva detto che ero lì, in questo locale, si chiamava Luna, che ero lì in questo locale e niente, io tranquillamente accettai il suo invito con la faccia proprio, come per dire. E lì mi disse che lui si era arrabbiato con me perché io avevo sempre questo senso di sfiducia, non so se era vero, questo senso di sfiducia nei suoi confronti e che a un certo punto quando gli ho detto per me puoi anche non venire a Shanghai, lei era lì nella hall dell'hotel, per cui disse, la invitò, vuoi venire a Shanghai con me a passare il weekend? E la portò, secondo me, cioè, aveva già trascorso
giorni con lui e da lì lo mollai, feci molta fatica, ma questa è tutta un'altra storia. Niente, questo è il motivo per cui non amo le unghie a mandorla e a punta, perché mi riportano a questo tradimento che fu all'epoca abbastanza doloroso, molto doloroso perché, ripeto, era l'unico uomo con cui pensavo di creare una famiglia, di sposarmi. Praticamente avevo pensato sull'uomo completamente sbagliato. Vabbè, questa è la storia. Spero di essere stata delicata nel raccontare questa cosa e sto sudando dalla fatica, c'è un po' d'arietta qua. E comunque niente, l'avevo promesso e così ho fatto. Un bacio, ciao. When wine in your ocean.